Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Knee Deep in Doom. Adesso siamo alla mappa Z1M3 Toxin Refinery. Questa mappa, ve lo dico già da adesso, bisognerà trovare 6 chiavi, 6 nascoste veramente molto bene in tutta la mappa, soltanto per trovare l'uscita segreta del livello. Avete capito bene? Per andare a Military Base, e fidatevi, volete andare a Military Base per una certa cosa che poi vedrete, dovete trovare 6 chiavi. 6 chiavi. Bene, andiamo. Ok, è 1, è 2. Piano, piano, piano. Con calma, con calma. Ok. Questa è la zona per il sottosuolo. Ci andremo poi. Capirete perché. Aia. Ah, mannaggia a te. Se ricordate, in questa zona doveva esserci l'ingresso per la... Ecco. Ma... Posso parlare un secondo? No, eh? Guardate là quanti sono! Ma almeno li vedo perché sono sotto un fascio di luce. Ok. Dicevo, in tutto questo. Allora. Vabbè. Però se non mi fate parlare. Ecco. No, aspetta, aspetta. Questa non la voglio prendere adesso. Non la voglio prendere adesso. Può esserci utile per quando dobbiamo scendere. Questa è la zona dove in pratica c'era l'ingresso per l'uscita segreta. Ma non c'è più. È stato spostato. Molto spostato. Di parecchio. Quindi entriamo nella zona che conosciamo. Barile al centro. Bam. Così come nel vecchio Doom. Fate attenzione, eh. Ovviamente non prendete sotto gamba nessuna area. Se potete aiutatevi con i barili. Soprattutto se state giocando ad Ultra Violence come me. Aia. Ok. Vedete? Questa finestra dava sulla zona segreta, mentre invece non è più una zona segreta quella. Salve, aia. Ma che... Chi mi ha sparato? Ah, là sopra. Addirittura. Allora, andiamo alla ricerca di queste benedette chiavi. Ok. Perfetto. Ok. Quella è una scala. Si può salire se correte contro. Aia. Ci sono dei colpi qui dentro, quindi se vi interessa, è una zona di interesse. Anche per un altro motivo. C'è una switch, vedete? Bisogna premerla. Questa apre un ingresso segreto per il lanciarazzi, che possiamo raccogliere, ma non ricordo precisamente dov'è. Probabilmente lo mancherò, ve lo dico, eh. Sì, ma adesso come scendo? Così? Mi sono fatto male, ovviamente. Che ho fatto? Ah, segreto. Perché era rosso qui. Infatti la texture era verde. Ecco. Camminate piano in questa mappa, perché come vedete i nemici spuntano dagli angoli, scusate. No. Preferisco usare il fucile contro i Soul Harvester perché li stordisce, non gli permette di fare l'attacco. Guardate qui. Non so nemmeno che cosa sia questo macchinario, ma gira. È incredibile. Ok. Vabbè.
Avete capito comunque dove ci stiamo dirigendo? Esatto, alla zona con un... Se vi ricordate, questa zona è molto caratteristica, però è una delle zone più caratteristiche di Toxin Refinery. Se però riesco ad uscire. Questa stanza ovale, ve la ricordate? Ok, facciamo salire questo. E purtroppo si alzerà anche la melma e non tornerà come pavimento in Doom. Vedete, rimane melma. Acido, come lo volete chiamare voi. Olè? No, non c'è nessuno. Bene. Chiave gialla che non abbiamo. Bene. Primo problema. Chiave gialla dove sarà? Andiamola a cercare, no? Siamo qui per questo. Dove andiamo? Di qua? Tessera blu. Ma la chiave gialla doveva essere qui, da qualche parte. Ah, giusto, non ho premuto questa. Eccoci qua. La chiave gialla dovrebbe essere all'interno di quella zona dove ho appena ucciso un nemico. Oh. No, anche il Mauler Demon no, eh. Perfetto. No, non saltare, non saltare, bravo. Perfetto, raccogliamo la chiave gialla. Aia. Ok, qui c'è la prima cosa assurda che dovete notare qui. Come vedete dice accesso negato. Devi disabilitare i blocchi di sicurezza per aprire il passaggio di emergenza. I blocchi di sicurezza sono qui. Disabilitato quello rosso e disabilitato quello blu. E adesso possiamo attivare questo. E si è aperta, credo. Dovrebbe essere qua. Eccola qua. Ma non possiamo saltarci, come vedete. Che anche se saltiamo non ci arriviamo. Allora come facciamo? Questa è una cosa incredibile di questa mappa. Non ci sarete mai arrivati. Se cliccate barra, magari questo può essermi d'aiuto. Vedete? E lo posizionate qui. Roba da matti, io non ci sarei mai arrivato, sinceramente. E questo è uno dei primi segreti della mappa, ovviamente. Ok. E questa è fatta. Attivando questa leva adesso abbiamo aperto un'altra porta. Disposal area, ovvero l'area smaltimenti, dovrebbe essere. Dovrebbe essere tradotto, giusto? Spero di sì. Oh, qui dove si scende? Si scende? Dovrebbe scendere questa cosa, sì. No, cavolo! Nel posto peggiore sono sceso. Wow, scusate per il calo di frame. Ok. Qui c'è un medikit, avevo 75, quello mette 25 e siamo arrivati giusto a 100. Oh, dimenticavo, questo è il passaggio per la Soul Sphere. Quindi ok, abbiamo raccolto anche questa. Raccogliamola perché poi sinceramente non so se mi ricorderò di prenderla, quindi l'ho raccolta adesso. E anche perché ci serve avere vita adesso, perché non abbiamo armatura, come potete ben notare. Ok. Si è aperto qui. E questa è la zona dove si può prendere lanciarazzi, se non sbaglio. Sì, sì, dovrebbe essere proprio questa. Aia. Che cavolo, muori. Oh, il berserk. Questo può essere veramente, ma veramente utile. Adesso non ricordo se andare di qua o andare di là. Sinceramente, salviamo. E poi vediamo. No, no, così non va, così non va. Serve una tuta antiradiazioni. Dove la prendo una tuta antiradiazioni? Perché anche...
Eccola qua, una zutante di radiazioni. Perfetto. Questa si apre? Non sembra. Questa sì che si apre. Si deve premere quella console. Non date nulla per scontato. Oggetti che possono sembrare di sfondo possono aprire altre zone. Questa che apre. Ah, ok, è uno shortcut per la zona iniziale, ok. Prendiamo questo e corriamo adesso dall'altro lato, perché qui c'è... No, ho preso il berserk per sbaglio. Scusatemi tanto. Non avrei voluto prenderlo. E adesso dobbiamo camminare in questo labirinto, sperando di trovare la via giusta, eh. Ok. Non è questa la via giusta, però c'è un altro... C'è un'altra di tante radiazioni. Meno male. Questo si torna indietro. Ok, quindi destra. Poi destra, no? Ok. No, no. Dove intendi andare? Ecco. Ok. Stiamo facendo il giro, se vedete. Comunque, una volta arrivati, siamo arrivati qua. Sembra un vicolo cieco, ma non lo è. Sparate ai barili e si aprirà qualcosa con un evento scriptato. Vedete? E quello lì laggiù è chi pensate che... chi pensate che sia? Sì, è lui. È Duke Nukem. Questo è un... è un incredibile easter egg a Duke Nukem 3D, perché se ricordate, in Duke Nukem 3D era possibile trovare il Marine di Doom morto. Invece qui si trova Duke Nukem. E dice, cliccando, ehi, è un Nuked Duke. Come è arrivato a prendere questa chiave verde? L'ascensore purtroppo non funziona, ma noi prenderemo questa armatura e lasceremo questa zona. Siamo già a 2 chiavi su 4. Ma adesso dobbiamo tornare indietro, sempre se riesco. Ecco. Dovete fare il percorso a ritroso per tornare indietro, naturalmente. Eccoci qua. E anche questa è fatta. Adesso che abbiamo la chiave gialla, possiamo andare a recuperare un'altra chiave. Perché se vi ricordate... Aspettate, facciamo un'altra cosa pure. Prendiamo anche questi colpi per il fucile qui sopra. Qui c'è un medikit, non me ne devo dimenticare, casomai. Mi può servire. Wow, che è successo? Ma come si scende lungo questa scala senza farsi male? Sarà un evento scriptato, lo so, però non riesco a triggerarlo. Perfetto. Ed eccoci qua, porta con la chiave gialla. Salviamo, perché abbiamo fatto un trilione di roba. Ecco, adesso ci saranno dei nuovi nemici, se non sbaglio qui. Sono i satiri. Prendete la chiave blu e provate a uscire. Vi si chiuderà la porta. Ecco. Sono satiri. Eccoli qua. Non so se riuscite a vederli, ma sono satiri e fanno parecchio male con il danno fisico. Quindi fate attenzione. A non farvi... ecco. A non farvi beccare, perché vedete quanto danno fanno. Quegli ultimi due invece... Madonna, voglio uscire da qui, però se non ammazzate tutti, purtroppo è un evento scriptato, non potete uscire finché non uccidete tutti. Oh, finalmente. Oh cavolo. Ah sì, questo invece è un orso.
Se sparate durante la sua animazione che ha lo scudo, non subirà danno. Esatto. E con il suo scudo può lanciarvi delle sfere di energia, vedete? Fate attenzione. Ci sono dei nuovi nemici, sì. Meglio che vi fate l'abitudine ad affrontarli, perché se vi sono presentati all'inizio delle mappe, potete ben immaginare che ci saranno sempre. E anche la chiave blu è nostra. Adesso, con la chiave blu possiamo aprire questa zona. Attenzione. Questa dovrebbe essere la zona d'uscita, se ricordate. D'uscita normale. Ecco. Piano, eh. Questa? Questa non la ricordo affatto, questa zona. Ah, ok. Si sale. Andiamo a controllare di qua. Attenti a non cadere in questo... Oh, cavolo. Bene, 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 bene. Oh, meno male. Wow, i tizi con le motoseghe. Dimenticavo che ci sono anche loro. La chiave verde ce l'abbiamo e quindi possiamo aprire questa porta. Come vedete è tutto un incredibile puzzle questa mappa. Se riuscite a trovarle tutte, bene. Gesso negato. La porta si apre in modo remoto. Dobbiamo trovare una switch. Madonna, che ho combinato. Vabbè, sono morti. Ci sono anche i Black Imp. Fanno parecchio male quelli, eh. Probabilmente la switch per quella porta sarà qui fuori. Oh, madonna. Vabbè. Oh, ce l'abbiamo fatta. Stavo controllando se ci fosse qualche nemico qui sopra, ma non mi sembra. Chain Gunner. Sì, Chain Gunner. Avete visto bene. Sono qui. Adesso fate attenzione perché usciranno anche i Pinky Demon modificati. Adesso, che io adoro chiamare Pinky Demon Robot, però salviamo prima perché questa è un'altra ambush. Utilizziamo questo, va. Ecco. Sono questi i Pinky Demon robotizzati. Come avete visto, sono molto resistenti ai colpi. Molto resistenti ai colpi. Quindi dovete fare attenzione. Ah, ecco, dove erano finiti. Io mi ricordavo che c'erano delle ombre lì sopra. Dai, muori. Dove è andato? Agli accidenti, un satiro. Un satiro. Ok. Niente. Bene. Sembra sia tutto a posto adesso. Adesso la porta si dovrebbe essere aperta. E abbiamo... Oh, cavolo! Questi qui non li ricordavo affatto. Mannaggia a me. No, cambia arma. No. Mannaggia a me, che sto combinando. Ok. Meno male, mi sono salvato in calcio d'angolo. Mi sono salvato in calcio d'angolo. Ah. Chiave arancione. Un'altra chiave ancora. E siamo su 4 chiavi su 6. E dobbiamo ancora scendere lì nella zona sotterranea, che vi assicuro è enorme. È enorme. Ok. Sempre andando con... Sempre andando piano e con attenzione. Bene. Così va bene. 96, 100. Bene così. Adesso questa porta non la possiamo aprire perché il livello di potenza non è sufficiente per aprire la porta. Dobbiamo scendere nel sottosuolo e attivare il generatore.
Attenzione adesso, eh. Prendete il Chengan, salvate se volete e sparate appena scendete. Quello zombie lì era armato di lanciarazzi e droppa razzi quando muore. Fate attenzione anche a quelli. Però avete visto che è ambush qui sotto. Saremmo potuti morire in pochissimi secondi. In pochissimi secondi. Adesso dove si va? Verso le caverne o... Proviamo ad andare di qua. Tanto, non penso cambi più di tanto. Purtroppo non è come Duke Nukem che i mostri rimangono schiacciati tra le porte. Ecco. Vabbè. Ok. Senza nemmeno subire danni. Apriamo questa porta. Che è uno shortcut probabilmente, sì. Wow, quanti colpi. Adesso dove si va? Destra, sinistra o centro? Destra dove si va? Ok, no, in questa zona dobbiamo andare dopo. In questa zona dobbiamo andare dopo. Qui dove si va? Ok. Dobbiamo attivare la pompa secondaria per purificare l'aria. Ovviamente. Dannati Moller Demon. Ok. Qui c'è la pompa secondaria se non sbaglio. Ah no, è qui, è qui. Esattamente qua. Solo che servono delle chiavi per aprire. Non ricordo quale. Ah no. Attivando... No, attivando la pompa secondaria. Ok, quindi non servivano le chiavi. E dov'è che servivano? Forse più in là. Scusate se vado a tentoni con i ricordi, ma guardate quanta roba c'è da... Ecco qua. Adesso questa si è aperta. Perché abbiamo attivato la pompa. Mannaggia a me. C'è il chain gunner là. C'è il chain gunner là. Ok. Abbiamo fatto fuori tutti. Facciamo fuori anche questo satiro. Un altro militare laggiù. Nimb di pietra qui. Questa che serve? Ah. Ok, abbiamo aperto anche questa porta che forse troveremo più in là. No, no. Qui si deve uscire. Meno male che non se ne sono accorti che ero dietro. Ok. Bene, raccogliamo un po' di colpi perché adesso ci toccherà esplorare la zona delle caverne. Ed è molto buia e ovviamente ci saranno dei nemici che conoscete tutti. Le ombre, a parte i Soul Harvester. Quelli non mancano mai. Moller Demon qui. Vabbè. Uno zaino pieno di munizioni, dei colpi. E qui siamo dall'altra parte. Lì abbiamo aperto la porta, se vi ricordate. Piano. Ok. Ok.
Oh cavolo, che cosa ho triggerato? Ah, un satiro. No, no, non sto cercando di colpire te, ma il solo questo è Dio. Adesso è tutta la mia completa attenzione. Wow, questa è stata una sorpresa, Per la miseria, ma dove sto andando? Ok, qui c'è la chiave rossa, se vedete. Ma è coperta da un campo di forza. Dobbiamo trovare il modo di disabilitarlo. Credo sia da tutt'altra parte il comando. Dai, guardate un po' voi se sono rimasto senza colpi. Ok, qui non c'è niente. Posso fare un pochino il furbetto e saltare e sparare qui. Ok, poi magari agli altri Mauler Demon ci penseremo poi. Qui sotto che c'è? Questa è acqua. Ah, è un medikit. Ci può servire dopo, casomai. Wow, e tu da dove sei arrivato? Ok, questa chiede la chiave arancione. Quindi noi che abbiamo la chiave... aspetta, 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 aspetta. Fermo, fermo. Noi che abbiamo la chiave arancione. Forse qui? Ecco. Una mega armor che ci può servire. Ok. Il campo di forza della chiave rossa è disabilitato. Andiamo a prendere anche lei. Manca solo una chiave all'appello dopo la chiave rossa. Torniamo un attimo indietro. E andiamo a prenderla allora. Quinta chiave raccolta. Manca solo la sesta. E la sesta è nascosta veramente molto bene. In un posto che non potreste mai immaginare. Ok. Permesso. C'è ancora qualcuno? Sì. Ok, qui dice granted. Quindi possiamo entrare. A questo punto entriamo, no? Qui chiede la chiave rossa che noi abbiamo. Attiviamo una. Attiviamo l'altra. E poi attiviamo la leva al centro. Il generatore è attivato. Il livello livello di potenza è tornato normale. Quindi noi tecnicamente adesso potremmo lasciare la mappa. Ma non vogliamo ancora farlo, giusto? Dobbiamo ancora esplorare. Ok. Piano. Non saltate, non saltate. Sono un pochino troppi, questi colpi. Vabbè. Ok. L'ultima chiave è nascosta qui. No, non qui. Qui sotto, nell'acqua. Guardate cosa bisogna fare. È qui dietro, no? E la switch è qua. Appena si attiva bisogna correre in strafe per raggiungere questa zona. Prendere l'ultima chiave. Oh cavolo. Come si apre qui? Ah, così. E scappare di nuovo in superficie. Ecco qua. E non abbiamo nemmeno perso un po' di vita. E abbiamo tutte e sei le chiavi. Ma mi conoscete, voglio prima mostrarvi il modo per finire la mappa normalmente e poi vi mostrerò il modo per finire la mappa e andare a Military Base. E credetemi, volete andarci a Military Base perché si può prendere soltanto in quella mappa un'arma che io adoro. Che io adoro e sapete forse già qual è. Se non è il fucile è...
fate fuoco su quei solar harvester lì sopra. Anche se, ecco, e anche i solar harvester sono andati. Oh no, vabbè, ha ruotato il colpo. Dannati solo. Ma che ha fatto? Si è sparato quel, questo chain gunner si è sparato a, cioè, oh, no, si è sparato, ha sparato al barile ed è esploso. Madonna, quanti nemici ci sono. Piano, una alla volta, una alla volta, vi faccio tutti fuori. Non in 100.000. Adesso bisogna... vabbè, momento, I satiri richiedono molti colpi per andare giù, purtroppo. No. Perfetto, perfetto. Di qua c'è ancora qualcuno? No? Bene così. Allora, adesso vi mostro una cosa interessante. Noi abbiamo ripristinato la potenza, no? Quindi adesso possiamo tornare su. E torniamo su, allora. Ops, dimenticavo che c'erano anche questi simpatici amici che ci stavano aspettando qui. Vedete, quando attivano l'interazione dello scudo, i proiettili rimbalzano ma non subiscono danno. Sono abbastanza resistenti, Non sottovalutateli. Torniamo di nuovo su. E... ok, di qua. Dimenticavo dove andare. Andiamo a vedere. Questa è la zona per uscire normalmente, che non prenderemo perché porta a Z1M4 Command Control, mentre invece noi vogliamo andare alla mappa segreta Z1M9 Military Base. Ok, niente colpi? Peccato. Dovrei fare forse un po' di ricognizione prima di scendere nuovamente, perché una volta scesi non torneremo più sopra. Questo è il modo semplice, vedete, è una metropolitana. Anche nella zona segreta ci sarà una metropolitana, ma quello lo vedrete dopo, naturalmente. Andiamo a cercare un pochino di colpi, se non ci sono lascio questo piano per non tornarci mai più. Vedete, ci sono ancora qualche rimasuglio. Ci serve tutto l'aiuto possibile, naturalmente. Ok. Ok. Niente di che. Questa è una delle mappe difficili, nel senso che se sapete come proseguire, scusate, stavo dicendo procedere, vabbè, la stessa cosa. Se sapete come proseguire, bene, ma se non sapete come farlo, giuro che potete rimanere ore a capire come andare avanti. Poi vi scocciate e uscite dalla mod. Invece io sto facendo questi video proprio per mostrarvi come si prosegue in questa mappa. No. No, no, no. Proviamo ad andare di là. A vita sto abbastanza bene, quindi non ci dobbiamo preoccupare di quello. Ok. Niente? Niente di colpi, niente di niente, niente di niente. Sicuri? Uffa. Oh, qualcosa c'è. Vabbè. Un caricatore. Capirai cosa faccio con un caricatore. Ah, perfetto. 50 colpi per la mitragliatrice. Se andiamo cercando qualcosa c'è.
andiamo adesso di nuovo nella zona delle fogne. No, delle fogne, del sottosuolo. Credo che qui non ci sia proprio niente. Perché ho depredato tutto, credo. Ah no, c'è ancora qualcosa, vedete. Ci doveva essere una zona segreta lungo questo muro a sinistra, mi ricordo. Però vediamo se la trovo. Se non la trovo, tanto devo seguire comunque il muro per andare avanti. Perfetto. Dei colpi, sempre meglio di niente. Allora, no, non siamo ancora arrivati. Non siamo ancora arrivati. Ecco che forse siamo arrivati. Ah, eccolo, la zona segreta. Ah, c'è un nemico. Ecco qua, con un pochino di colpi all'interno. Allora, questo è un segreto che non ci poteva arrivare nemmeno in un milione di anni. Vedete queste? Sono tutte di colore beige. Ok? Da quest'altro lato, beige, 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 verde. Cliccate quella verde. Cliccando quella verde con la barra si dovrebbe essere... Ops. Perché non si è aperta? Dovrebbe... Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Ho fatto un'enorme stupidaggine. Perché non si apre? Che cosa ho fatto di sbagliato? Aspetta, dovrebbe essere lì. Che cosa? Perché non si apre? Forse si deve sparare. Non capisco perché non si apra. Ah, giusto! Questa zona... Scusate, questa zona verde apre qua. Questo. Premendo questo si apre qui. Scusate. Perfetto. Premendo questa adesso si apre quella porta lì. Ma... purtroppo è piena di nemici all'interno. E sapete cosa? Usiamo un po' il lanciarazzi. Ah, non ce l'abbiamo, è vero. Non l'ho raccolto perché non l'ho trovato. E vabbè, non ci preoccupiamo più di tanto. Tanto lo troveremo sicuramente. Ok, siamo a posto. È possibile raggiungere anche quella zona lì sopra. E vi mostro anche come. Sempre se ci riesco. Perché è un... lo sapete che odio i platforming in Doom. Però se una cosa va fatta, va fatta. Ok. Allora, 1, 2, 3, 4. Non cadere, mannaggia a te. 1, 2. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 6. Madò. E 7. E siamo arrivati. C'è un berserk qui dentro, quindi potrebbe esservi utile. Ve lo mostro così magari lo potete provare. Non so se anche lì è una zona segreta, non ne ho idea sinceramente, ma non credo ci si possa arrivare. Comunque sia, questa è la zona segreta per il... per andare a livello segreto. Non gettatevi qui dentro che morite immediatamente. Ecco, provando ad attraversare i
portale non si può andare. Compare una stella, un pentacolo qui in terra, e dobbiamo battere questo nemico. Purtroppo nell'oscurità non riesco a vederlo molto bene. Ok, uccidendolo torna la luce e noi possiamo proseguire verso Military Base. Uno steampack mi serve per tornare a 100. Mannaggia a me. Guardate che devo fare per trovare un medikit. Vabbè, sapete cosa? Tanto è solo 9%. Non ci preoccupiamo, dai. Oh, l'ho trovato. Miracolo. Ho trovato un medikit. E adesso proseguiamo verso Military Base. 1, 2, 3. Ed eccoci qua. Bene ragazzi, io come al solito vi ringrazio per essere stati con me. E volete sapere perché bisogna andare a Military Base? C'è la doppietta. Se la sapete trovare, c'è la doppietta. Usciamo dall'intermission e adesso verremo teletrasportati direttamente a Military Base. Ma questo naturalmente lo vedrete nella prossima puntata. Grazie per aver visualizzato. Alla prossima.